porto una mia riflessione sul rapporto tra teatro e la scienza e sulla necessità di un festival della divulgazione. Personalmente la risposta la trovo in un anno, il 1969. 1969, Stati Uniti, California. Oppenheimer costruisce il primo science center al mondo, l'Exploratorium, un luogo dove arte e scienza cominciano a dialogare. Da quel momento nel mondo della museologia scientifica sostanzialmente non sono accadute tantissime cose. C'è stata l'introduzione degli exhibit and zone, la cui regola fondamentale è vietato non toccare. C'è stata l'introduzione delle tecnologie del virtuali e l'introduzione delle tecniche del multimediali. L'ultima grossa grande innovazione è il recupero della parola. I luoghi di scienza sono dei luoghi in cui si raccontano storie, in cui le persone sono invitate ad entrare per poter liberamente dialogare tra loro, per costruire cittadinanza scientificamente e non solo consapevole. Parola come racconto di storie, parola come forma di trasformazione della realtà. E cos'è il teatro se non l'arte di raccontare storie trasformando continuamente la realtà? Ecco, da qui il forte connubio tra teatro e scienza. Sono i luoghi di scienza che, tra gli altri tipi di linguaggio, hanno scelto il linguaggio e le tecniche teatrali per raccontarsi. Sempre 1969, sempre Stati Uniti d'America. Questa volta andiamo in Florida, Houston. Rocco Petrone dirige le missioni Apollo e porta una parte di Basilicata sulla Luna. Una storia a me completamente ignota, se non fosse stato per un documentario fatto da Vania e da Pierluigi, in cui raccontano la Basilicata, divulgano un modo nuovo di leggere la regione Basilicata andando a trovare dei luoghi di scienza. Ecco, un festival della divulgazione serve perché è necessario leggere i luoghi e non solo, anche con un'altra chiave di lettura.